Ciao a tutti, allora non ci posso credere, finalmente sto facendo il video sulla piastra che penso sia una delle cose per cui ultimamente mi si scrive più spesso su Instagram in direct, ma anche su YouTube qualche commento l'ho ricevuto. Allora, vediamo sto benedetto confronto fra Steampod L'Oreal, GHD Platinum Plus e la Coral di Dyson che non ho fisicamente presente ma che ho avuto per un mese. Era da un casino di tempo che mi sfruculiava l'idea di provare la Steampod di L'Oreal, perché tante di voi quando ho fatto i video sulla Dyson e anche su questa mi hanno scritto nei commenti ma la Steampod, vi giuro, era uno dei commenti più ricorrenti. Però io ero così felice della GHD Platinum Plus, che onestamente non ne sentivo l'esigenza. Dicevo, vabbè, ma a me che me ne frega. Se me la mandano ancora, però, ma non per altro, ma per confrontarla, però da andarla a comprare, boh, onestamente non ne sentivo l'esigenza, cioè piuttosto compro cose diverse, non un'altra piastra. Solo che sta cosa era diventata, cioè sto tarlo piano piano si era insinuato, ho detto sai che ti dico, tanto la prendo su Amazon e io ho deciso di prenderla lì solo per questo motivo, non perché sia più conveniente. L'ho presa su Amazon, ho detto se non mi piace, se non mi ci trovo, la posso rendere. Un utilizzo è servito per farmi decidere di non restituirla, uno, quindi già da qui avete già capito la mia, però vi farò una classifica delle tre piastre. Sono, io credo, per quello che conosco io, sono le tre piastre top di gamma, cioè quelle che in commercio, il meglio che possiate comprare in commercio. Vi farò la mia personalissima classifica. Questa piastra di L'Oreal, qual è la particolarità? È il fatto che sia, è una piastra a vapore. Questa è la versione da casa, perché esisteva già una Steampod da salone che ha un serbatoio più grande a parte, quindi ovviamente è più grossa, ma infatti mi ricordo anche i commenti parlavano di quella lì. Questa ha la qualità comunque della, cioè io credo, almeno da quello che so, ha la qualità di una piastra professionale, però l'hanno resa casalinga con un serbatoio più piccolo qua. Piccola premessa, io ho già utilizzato una piastra a vapore, quella famosa di Imetec, non so se sia la versione, cioè non credo che sia la versione attuale perché non ho ben capito se abbiano fatto una versione pro, diciamo, io ne ho usata una che aveva un prezzo molto più basso perché era sui 40 euro, credo, giù di lì, non mi ricordo, forse di più 60, una roba del genere, l'ho restituita, non mi sono trovata bene, non mi piaceva, no l'ho restituita, l'ho venduta, l'avevo comprata e l'ho venduta. Non mi sono trovata bene, onestamente, non mi sembrava. A parte che il serbatoio si svuotava subito, finiva subito l'acqua, cosa che con questa non succede. Cioè, questa qua io riesco a farci anche 3-4 pieghe e il serbatoio ancora resiste. Non so perché, c'era uno spreco di vapore inutile, poi non avevo notato nessun tipo di differenza sostanziale, cioè mediocre, sinceramente non me ci sono trovata. Comunque io la prima ho avuto diverse piastre in vita mia, ho avuto una gamma che mi piaceva moltissimo tantissimi anni fa, poi ho avuto una GHD Styler classica, quindi la versione diciamo base, e dopodiché ho avuto la possibilità, questa mi era stata inviata, l'avevo richiesta io a Look Fantastic, e ho iniziato a provare la GHD Platinum. E lì mi si è aperto un mondo perché ho detto, che cavolo, si sente la differenza. Cioè, quindi io con questa qua comunque avevo raggiunto la felicità. Poi ho avuto poi ho deciso di provare la Dyson Coral, l'ho avuta per un mese e poi l'ho restituita. Attenzione, non l'ho restituita perché mi piacesse meno di questa, perché sinceramente a me la Dyson Coral piaceva più di questa, come effetto sui capelli. Durata, diciamo che non ho ritenuto sufficiente, non ho ritenuto sufficienti questi due motivi per giustificare il prezzo, la differenza di prezzo. Allora vi dico i prezzi medi, poi ovviamente possono oscillare. Quella della Dyson costa 500 euro, tipo. Questa ne costa tra i 2,20, 2,30, 2,50, a volte qualcosa meno, insomma oscilla, ma facciamo 2,20 di media. Cacchio, come fa a giustificare il prezzo doppio? Ecco, sinceramente ho detto, vabbè, ma io comunque alla fine con questa mi trovo benissimo e ho deciso di restituirla. Però ci ho tenuto a farvi il video di confronto. Questa ormai ce l'ho veramente da tanto tempo, è un'ottima piastra, secondo me fra quelle che avevo provato era assolutamente fra le migliori. Vi dico, sinceramente sono rimasta colpita, non pensavo di rimanere così colpita dalla Steampod.
L'unico difetto che io trovo a questa rispetto a questa è il peso, che è un pochino più pesante. Però sinceramente non è una cosa così eclatante. Cioè, forse era più fastidioso il peso della Corral, se proprio dobbiamo metterla su questo piano. Però la Corral ha un vantaggio, secondo me. Con la Corral, per fare i mossi, il mosso con la piastra è imbattibile. Vuoi perché è senza il filo, vuoi perché proprio il tipo di piastra elastica si sente, venivano dei ricci, dei mossi spettacolari. Quindi, ognuno ha dei pro e dei contro, ovviamente. Quello ha un contro, che è il prezzo enorme, cioè lo posso giustificare nel Dyson Airwrap, che per me vale ogni centesimo, però con l'Airwrap ci fate un sacco di cose, con la piastra due cose ci fai, non è che ci fai chissà quanto. Però, sinceramente, ha dei pro così grossi per me che proprio non c'è storia. La prima cosa che mi ha colpito è stato il tipo di liscio, perché il tipo di liscio che fa questa piastra è bello. Ah, ce li ho fatti con quest'oggi. È bello, è perfetto, ma non pisciato. Non mi viene un altro termine diverso, cioè mi rimane un liscio più un pochino più voluminoso, quindi non mi si appiattisce esageratamente. Questa è stata la prima cosa che me l'ha fatta apprezzare. Forse la cosa che me l'ha fatta apprezzare ancora di più è stato che i capelli rimangono perfetti, imbalsamati, oserei dire, per giorni. Cioè, finché non faccio lo shampoo, i capelli sono perfetti. Ho fatto, cioè, una prova proprio del 9 è stato quando avevo i capelli già lisciati dal venerdì, tipo. Lunedì mattina vado in palestra, mi alleno. Sì, sudo, ma non tantissimo per quello che faccio io, però comunque un pochino sudo e i capelli perfetti. Mi lego, me li lego così, metto la cuffia, vado in piscina, quindi un pochino qua sotto ovviamente mi si sono bagnati per fare l'idromassaggio, li slego, esco, li slego, eccetera, i capelli ancora perfetti, cioè li ho lavati solo perché avevo sudato un po', ma i capelli erano ancora perfetti. Quindi ecco, questo è secondo me il grosso, enorme vantaggio di questa piastra, la durata. Ho fatto due test su due amiche. Una è la mia amica con cui ho fatto video sulla stiratura alla cheratina, eccetera, ha capelli grossi, enormi. E su di lei ha funzionato benissimo, ma la prova del 9 è stata sulla mia amica Riccia, con quel riccio proprio di quello disgraziato. A parte vi dico che il serbatoio mi è bastato tranquillamente per farli su di lei, vi metterò le foto. E mi sono fatta poi aggiornare nei giorni successivi per sapere come sia durato e mi ha detto che sono durati perfetti. Anche lì era bello il liscio perché rimaneva un liscio fluente, cioè vedevi il capello liscio ma col movimento. Cioè generalmente da ottenere a casa quel liscio là è difficile se non fate prima spazzole e phon e poi piastra, eh? Cioè quindi ecco, su di lei per me è stata una prova incredibile, quindi assolutamente io non lo so, non so che altro dirvi se non per me questa ha vinto a mani basse, quindi la mia personale classifica di piastre è Steam Pod al primo posto, secondo posto metto la Dyson Corral. Diciamo, togliendo la questione prezzo, metto quella per l'effetto sul capello e gli altri vantaggi. E al terzo posto metto la Jacket di Platinum. Sembra che io la stia denigrando, no, ragazzi, è una piastra ottima. Per me è fantastica. Veramente la migliore che abbia provato finché non ho provato le altre due. Però ecco, queste hanno un prezzo analogo. Quindi, sinceramente, mi sento di orientarvi su questa. Allora, io dicevo, ho presa su Amazon, la trovate anche su Look Fantastic. Io vi lascio il link di Look Fantastic per un motivo, perché su Look Fantastic la potete anche rateizzare, quindi visto il costo, se vi piace potete anche pagarla in tre rate. Credo ci sia Klarna, Scalapay, non mi ricordo, o un'altra ancora. Comunque c'è uno di quei sistemi di pagamento. L'ultima cosa al volo che vi faccio vedere sono della stessa linea Steam Pod, due prodotti che servono come pretrattamento. Questi me li sono fatta mandare io da Look Fantastic, la piastra l'ho comprata io. Allora, una è la crema e l'altra è un siero barra olio, non so come lo chiama, siero lo chiama. Allora, io mi trovo bene con questo, ho utilizzato oggi perché è leggero. Questo qua l'ho voluta provare, però non va bene per me perché è una crema, ma in effetti è specifica per capelli grossi. Io non ho il capello grosso, ho il capello medio, né troppo fine né grosso. Quindi, ecco, effettivamente seguite le indicazioni. Se mi capiterà di provarlo, non ce l'avevo ancora, altrimenti l'avrei usato sulla mia amica che ha il capello grosso. Però vi dico, anche senza la crema ha funzionato benissimo. Diciamo, è più da usare come protezione
protezione comunque dal calore, per quanto comunque questa funzioni bene, funziona con tre temperature, funziona bene anche con la temperatura bassa. Però questo qua, secondo me, se non avete il capello grossissimo, questo va bene per, un po' per tutti, basta metterne meno oppure di più all'occorrenza. Però mi è piaciuto molto questo qui. Io credo di avervi detto tutto e spero che questo video soddisfi le vostre curiosità il più possibile. Adesso vedrò cosa fare con questa di Jack D, perché non ha senso che mi tenga due piastre. Magari la porta mia madre, adesso vediamo. Ci devo pensare, perché da vendere non credo abbia senso, anche un pochino, qualche danno all'estetica, alla carrozzeria ce l'ha, ma niente di che. Comunque, io con questo ho finito, andate in pausa, ci vediamo al prossimo video e spero di farvi vedere un bel ferro per i capelli, perché quello che vi feci vedere nel video All Look Fantastic, ecco quello, mi sono innamorata. Però voglio farvelo vedere all'azione, perché è di una semplicità incredibile. Basta, con questo ho finito, ciao, alla prossima!